Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi qualche acquistino che ho fatto ultimamente alla MAC, perché secondo me c'è qualche scoperta proprio carina. Poi magari poi ne conoscevate già, però volevo farvi vedere per condividere con voi i miei nuovi acquisti. Allora, la prima cosa che ho preso è questo, che è il fondotinta MAC Pro Longwear nella tonalità NV20. È un fondotinta nella boccetta di vetro con applicatore in questo modo a pompetta. In realtà ho preso questo fondotinta perché ne avevo sentito parlare, mi serviva un fondotinta comunque che durasse tantissime ore, e effettivamente dura tantissimo, però che non desse un effetto proprio secco sulla pelle. Devo dire che mi piace tantissimo, me lo sono fatta provare lì dalla commessa e mi è piaciuto proprio, e il giorno dopo sono andata ad acquistarlo. E mi piace perché, nonostante sia un fondotinta che dura tantissime ore, perché la sera quando torno a casa è veramente intatto, come se lo avessi appena messo. Nonostante questo, non va a seccare tantissimo la pelle, almeno nel mio caso proprio non la secca particolarmente. Poi magari se avete una pelle molto secca sì, però non è che secca proprio molto. E mi piace anche perché lascia, comunque, anche se è uno di quei fondotinta che aderiscono alla pelle, lascia un effetto bello satinato luminoso durante la giornata. E devo dire che mi sta piacendo tantissimo, mi sa che si è capito. Poi, sempre durante la seduta di make-up, perché ovviamente appena mi provano un prodotto, un fondotinta, poi vi mettono anche il blush, la cipria e tutto. E quindi poi vi innamorate di qualche altra cosa e andate a comprare. Ho deciso di prendere anche il blush, che mi è piaciuto tantissimo. Cioè, in realtà è un blush molto naturale, però sul mio viso, che è comunque abbastanza chiaro, dà proprio un bel effetto. Ed è Melba, questo colore qui. È veramente molto carino, molto naturale, però allo stesso tempo mette proprio in risalto lo zigomo. Anche per un trucco da tutti i giorni, secondo me è veramente fantastico. Poi ho preso due ombrettini, un classico ombretto marroncino, però caldo marroncino con dei glitterini microscopici sull'oro. Veramente carino questo per sfumare gli smokey eyes. E poi in realtà l'ombretto, la scoperta, che magari per me è stata una scoperta, voi già la conoscevate, è stato questo, che è Star Violet. Color malva, borgogna, ma dà sull'occhio veramente un effetto bellissimo. Mi piace tantissimo, è molto particolare, non è uno dei rossetti che si trovano in giro, diciamo che ho voluto acquistare così delle cosine un po' più particolari. E poi alla fine ho acquistato questo rossetto, non so se vi piace, ed è Erin. Allora, non è che l'ho acquistato, in realtà l'ho preso con il Back to MAC, perché sapete che se portate 6 prodotti MAC finiti, terminati, comunque portate indietro 6 prodotti, loro vi regalano un rossetto. E io ho deciso di prendere Heroin, che è un bellissimo viola, che in realtà non ho mai visto in giro un viola di questo tipo, non sapevo come mi stesse. L'ho provato e mi è piaciuto tantissimo. Adesso l'ho applicato per farvelo vedere, anche se prima avevo un altro rossetto. Però secondo me questo rossetto applicato comunque con un trucco naturale, e mettere solo questo rossetto, dà veramente un quel più che mette proprio in risalto tutto il viso. Poi noto che, avendo gli occhi verdi nel mio caso, comunque anche con gli occhi chiari, questo viola qua risalta tantissimo il colore degli occhi, ho notato, proprio lo mette tantissimo in risalto, ed è un colore sì particolare, ma neanche di quelli non portabili. Quasi mi sentirei meno a mio agio a portare un rossetto viola scuro piuttosto che questo, che devo dire che mi piace proprio, ha proprio quella punta di colore che penso mi stia molto bene. E ho comprato ovviamente anche la matita Heroin, perché non ne avevo di simili, che è praticamente dello stesso identico colore, ed è come tutte le matite MAC, molto buone. E niente, questi sono i miei mini acquistini dalla MAC. Fatemi sapere se voi avete acquistato qualcosa, se mi consigliate qualche prodotto in particolare, se avete qualsiasi domanda anche sull'uso di prodotti o altro, chiedetemi pure. E se avete anche delle idee per i prossimi video, delle proposte, non esitate a scrivermi.
Mi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!